Alessandro Caridi, un'ottava vittoria consecutiva, oggi una vittoria importante perché avete battuto una formazione che finora non aveva mai perso. Ci sono delle scusanti dalla Bagnarese, aveva i tre centrocampisti migliori assenti, però comunque avete una squadra ben registrata in tutte le parti e credo che farete bene fino alla fine. Oggi questa l'ha fatta la differenza, le assenze della Bagnarese, ecco, se oggi la partita è andata come è andata è perché comunque la Bagnarese è venuta rimaneggiata e non è sicuramente la squadra delle partite scorse. Questo per noi ci ha agevolato sulla partita, ci ha agevolato sul palleggio, ci ha agevolato su tutto. Oggi la partita l'avete vista, quindi non c'è stata mai storia, a prescindere che... Ripeto, da 8 partite la mia squadra sta facendo ottime cose, quindi non posso rimproverare niente, anzi sarei un pazzo se rimproverare, però oggi la Bagnarese è venuta rimaneggiata, quindi oggi è stato abbastanza semplice per questo motivo. Beh, diciamo che a un certo punto hai tirato i remi in barca, hai fatto entrare altri ragazzi, devo dire che c'è stato molto fair play nella ripresa e di questo, diciamo, bisogna dartene atto, perché la partita poteva finire anche con un risultato ancora più copioso. Non sono il tipo che... non sono un megalomane, quindi non mi piace andare a sparare, non voglio dire sulla Croce Rossa, perché non, la Bagnarese non è la Croce Rossa, però se c'è qualcuno in difficoltà non vedo perché metterli ancora in difficoltà, non è giusto. Vabbè, questo ti fa onore, comunque la squadra che ho visto è una squadra veramente ben organizzata in tutti i reparti. Ieri ho visto il secondo tempo di Archi Filogaso e mi pare che la differenza sia notevole, principalmente nell'organico ma anche nel volume e nell'espressione di gioco. Ma questo lo vedremo poi a Filogaso, ora le partite hanno sempre una storia a sé, quindi se Filogaso giocherà una partita come si deve sicuramente ci metterà in difficoltà, noi dovremmo andare lì per giocarci la nostra partita come lo facciamo sempre, sia in casa o fuori casa. Poi se c'è la prestazione, come dico sempre, arrivano i risultati. Se la prestazione arriva dall'altra parte, è giusto che vinca l'avversario. Allora, il mister della Bagnarese, sorgente in questo campionato, da 4 mesi allenatore, e oggi purtroppo prende la prima sconfitta dopo 7 bellissime partite per via di una formazione fortemente rabberciata. Purtroppo questo è il rammarico della partita di oggi, averla dovuta affrontare in una emergenza piena di uomini. Ma di uomini importanti, insomma, uomini Mirko importanti, Tripodi, Emanuele Spanti, De Marco, Trentinelli, Salvatore. Purtroppo in una settimana è successo il finimondo, tra virgolette, perché tra partenze per lavoro, chiamate al nord e infortuni, siamo arrivati a questa partita in un numero ridottissimo di giocatori.